un grande giorno, ma soprattutto portiamo delle persone che sono in fase di stabilizzazione, di miglioramento, in una realtà comunque che è attrezzata come fosse un ospedale. Da questa mattina è nuovamente operativo il Guicciardini di Valdobbiadene, struttura chiusa nel 1999 nell'ambito degli accorpamenti voluti dalla sanità regionale per razionalizzare le risorse. Con la prima ondata di contagi era stato reso nuovamente riutilizzabile da marzo di quest'anno grazie all'impegno degli alpini e della protezione civile. Già da lunedì saremo 8 infermieri e 8 OSS. Andremo a gestire alla fine 30 posti letto e soprattutto abbiamo 3 medici di qualità. Abbiamo appunto la dottoressa Paiusco, che sarà il coordinatore del gruppo, e poi il dottor Dengo, che è un valido anestesista, e il dottor Quirino Messina, che è stato primario a Motta di Livenza e che oggi verrà qui a darci una mano. Come si immagina l'operatività qua? Col primario della medicina di Montebelluno, il dottor Pesavento, è il mio corrispettivo, diciamo, io e lui coordineremo e decideremo i trasferimenti sulla base dell'adeguatezza dei pazienti. Qui c'è un impianto di ossigeno assolutamente da ospedale. Noi abbiamo anche qua in fianco, praticamente a 20 metri, la sede del 118. Quindi siamo attrezzati. Veterani tra le corsie, ma anche nuove leve, come il 26enne dottor Diego Milani, medico delle unità di Montebelluna, che vanno a fare le visite domiciliari ai pazienti Covid. Pensavi di finire in questa situazione? Sicuramente no. Pensavamo un po' tutti forse di trovarci un percorso un po' più tranquillo, insomma, per l'entrata nel mondo del lavoro, però insomma... Si fa quel che si può, si fa quel che c'è da fare. Poi c'è chi anche tra queste mura ritorna con tanta emozione, come l'operatrice sanitaria Ivana Tognon. Io stasera faccio la prima notte qui al Guicciardini. Un po' di emozione? Eh sì, tanta. Questo ospedale deve avere un futuro. Io spero proprio di sì, almeno 2-3 padiglioni aperti, perché ci sarà sempre bisogno. Una speranza che il sindaco ha già fatto propria, legandola all'accordo già sottoscritto con la regione. In questo accordo è anche scritto che entro 6 mesi dovremo andare a definire il futuro del padiglione degenze, ovviamente in maniera coordinata con l'ULS. Delle proposte le abbiamo fatte, le presenterò anche ai sindaci affinché sia una proposta condivisa dal territorio.